questo festival siamo tutti entusiasti perché riceviamo e ci stiamo nutrendo in questi giorni dell'entusiasmo di tutto il pubblico e di tanti musicisti. Pensate che in questi giorni qui a Mantova sono approdati la bellezza di 507 per l'esattezza musicisti da tutto il mondo. Ci sono colleghi dal Sud America, la Simon Bolivar, dagli Stati Uniti tantissimi, dal Giappone, un coro meraviglioso di Kyoto, da tutta Europa, dal Nord Africa, un po' veramente dappertutto, per cui questa doppia anima del festival, che consiste nel dare da un lato ai musicisti un momento di confronto, di verifica della propria attività e anche di progettazione attraverso questo dibattito che io chiamo sempre un dibattito senza parole su come progettare il futuro di questo settore, che sembrerebbe in crisi ma in realtà non lo è, si tratta soltanto di rimodularlo alla contemporaneità, di rilanciarlo al futuro. La seconda anima è di dimostrare quanto questa musica in verità sia poi molto semplice, attuale, godibile, che sia veramente necessaria e contemporanea, insomma quanto sia bello e importante poterla in qualche modo proiettare nel futuro, e questo il pubblico ce lo fa percepire in ogni momento, le sale sono pienissime ovunque, e ripeto, la città sta volando con tutti questi strumentisti che arrivano dappertutto, si ritrovano, si parla e si vive di musica dalla mattina alla sera, insomma, non possiamo altro che esprimere un grande sentimento di gioia.